1947, Assemblea Costituente. Siamo nella prima sottocommissione e tra i partecipanti troviamo Leonilde Iotti. Si discute della formulazione dell'articolo 106 della Costituzione e dell'opportunità dell'accesso delle donne alla magistratura. L'onorevole Leone sostiene che la partecipazione delle donne alla funzione giudiziaria non sia da ammettere. Se per certi ruoli nell'amministrazione della giustizia le qualità della donna, che derivano dalla sua femminilità e dalla sua sensibilità, sarebbero profittevoli, negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni. Nilde risponde fermamente: non ritengo che i motivi addotti dall'onorevole Leone siano validi. È vero che esiste la femminilità delle donne, ma non per questo bisogna precludere loro l'accesso alle alte cariche della magistratura, quando vi siano le capacità di arrivarci. Può anche darsi che le donne non ce la facciano, ma in questo caso si tratta di meriti, non di un limite. Inoltre, abbiamo recentemente approvato una disposizione costituzionale che stabilisce che tutti i cittadini di entrambi i sessi possano accedere alle cariche pubbliche. Proibire alle donne l'accesso alla magistratura cadrebbe in contraddizione con quanto stabilito.